La ciurma, Io sono Mazzetess e ben ritrovati qui su questo nuovissimo video di Mindtest It Allora, prima cosa c'è stato un piccolo problema. A parte che c'è un bug della porta, guardate, non si. Adesso si chiude. Sto entrando? Nesso mi si apre, ok. Vedete? Quando entro mi rimane aperta Piccolo grande problema! Mi irrita, mi irrita la porta aperta. Forse toglierò la pressure plate o la metterò, boh, in modo diverso. No, forse la toglierò. Qua non funzionava, ma è un bug? Ho parlato sui RC, deve essere proprio un bug della mese con... Che dovrei segnalare, ma non ho avuto tempo barra voglia, e quindi non l'ho fatto. Per ora ho risolto mettendo dei um, vertical mesicon. No, come si chiamano mesicon? Mesecon. Sto spoilerando cosa faremo dopo. Sto spoilerando. Opa. Vertical mesicon, esatto, così fa con tre mesicon uh, messi in verticale e può essere convertibile, diciamo. E eh, qua non fa contatto, ma fa contatto su e giù, cioè dove ci sono queste piattaforme. Eh, non si può utilizzare per questo, perché sennò attiva solo il primo e l'ultimo. Però eh, così l'impulso riparte da questo, da questo blocco qua e quindi attiva tutto. Eh, è una cosa un po'... strana, nel senso è poi un... <ride> Un, un trigo per ovviare al bug diciamo Però funziona ed è questo quello che ci interessa per ora Poi dopo ci penseremo Qua ho messo delle fence appunto per evitare di cascare dentro Perché altrimenti c'era tutto da risolvere ed... Qua ho messo uno stack visor alla fin fine Perché quando vengono tagliati gli alberi Qua produce un sacco di plastica E il... quello normale non riusciva a reggere Per fortuna ne avevo due già craftati di questi Quindi le ho utilizzati E qui abbiamo... Tonnellate di plastica, ma davvero boh, tonnellate di plastica eh, Credo che aggiungerò in futuro una mod Che avevo visto l'altro giorno Scorrendo un po' le mod sul forum eh, Che permette di craftare dei cubi decorativi con la plastica Dei cubi colorati Che potremmo utilizzare per scopi vari Visto che, boh, non lo so... Mettete una mezz'oretta a prodotto tutta questa plastica, è un po' parecchia plastica. Non credo che utilizzeremo mai così tanti cavi. O forse sì. No, non credo. Qua l'harvesting è abbastanza carino, alla fin fine di cibo credo che non ne avremo mai più problemi. Anzi, magari potrò mettere la hunger mod, eh, che aggiunge la fame, perché tanto qua siamo... Strapieni di mele, e cioè, boh, non saprei cosa farmene. E di là abbiamo anche circa uno stack e mezzo di pane, no, due stack e mezzo di pane. Non mi ricordo la porta aperta, oddio la porta aperta. Fa corrente, eh, due stack e un quarto di pane, che è parecchio cibo. E là ho anche tutte le more, le bacche, eccetera, eccetera. Oh, siamo pieni di cibo, potremmo... Non lo so, Nutrire dell'altra gente. Venite, venite, facciamo un ristorante. Potremmo fare un ristorante. Dove succede niente perché non ci sono dei villager. Quindi non si può fare tipo nulla. Con quello. Però... GG! Allora, eh, no, quello che volevo fare è innanzitutto andare a dormire. Che fa bene. Si viene subito catapultati fuori, non sono riuscito neanche a vedermi colicato una singola volta. Forse dovrei, fare, dovrei andare a dormire con F7 per riuscire a vederlo. E poi tra l'altro quello che ho notato, mentre l'altro ti faceva entrare nel letto quando non era notte e ti eh, Semplicemente aspettavi ere geologiche. Qua ti dice You can only sleep at night, come dice su Minecraft, sul vecchio caro Minecraft. Ehm. Sì, è una buona idea. I prossimi progetti sarebbero oltre la farm, quella di cui vi parlavo un paio di episodi fa, eh, di Cobblestone che diventa sabbia, che diventa vetro, che diventa tutte cose, insomma. Eh, altro progetto sarebbe quello di fare un query. Che ho eh, in realtà modificato nel senso che. Il fatto che il quarry eh, scavi giusto per 100 blocchi non mi sembra una grandissima cosa. Nel senso che, eh, se lo mettiamo qua su, scaviamo principalmente copper, ferro e coal, no? e che non servono tantissimo perché ne abbiamo già in grande quantità. Mentre se lo mettiamo giù sotto, per alimentarlo ci va un, un porca miseria di lavoro ogni volta. E per spostarlo. Di conseguenza eh, ho pensato di modificare nel config, eh, cioè no, nel, nel, nel init.lua del um, technic, il eh, funzionamento del, del, um, del uh, query in modo da farlo scavare mille blocchi. In questo modo eh, possiamo ottenere anche del mithril, del mese, delle cose che effettivamente ci servono un po' di più che non i primi 100 blocchi senza dover fare un lavoro più... Cane, perché il modo più comodo per alimentarlo senza utilizzare il, um, il, il quasi impossibile diciamo nucleare eh, sarebbe con i geothermal generator, solo che ne servirebbero una quarantina per alimentarlo correttamente, da quanto mi sono informato, e eh... mm. Mm. nel senso che spostare 40 jumpermel generator ogni volta e con tutti i sistemi di switching station power inverter è un casino pauroso, è un casino pauroso, quindi io direi che boh, lo modifico e ce lo giochiamo così. Nel senso, secondo me è più ovvio allora, io capisco che su Minecraft il limite sono 64 blocchi, quindi un QR più di 100 blocchi è difficile che li faccia su Minecraft. In realtà non hai detto perché ci sono dei mondi diversi. Se tu vai per esempio eh, con la. come si chiamava quella dei libri. Quella dei libri. non mi ricordo. La mod quella in cui tu crafti il libro che ti crea il mondo parallelo in cui vai, potresti spawnare anche tipo a livelli 1000 e passa, no? E il quarry là ti, ti scava tutto. Però, eh, alla fin fine, quelli più intelligenti sono i livelli dallo 0 al... Dal, tra, dal 64 allo 0, sì, dallo 0 al 64 è lo stesso. Ma qua su MindTest la situazione è totalmente differente, perché i livelli interessanti sono quelli intorno al meno 500. E quindi dovresti almeno far scavare, non lo so, tra almeno 500 e almeno 600, però... A partire da sopra forse perché sennò scendere giù sotto spostare tutta quella roba a meno che tu non abbia un modo di alimentarlo molto più comodo non lo so tipo dei tesseract dei tesseract frames che eh, trasmettono l'energia senza fili in modo che tu hai un metodo di alimentazione qua con ne, so una centrale nucleare o 50 eh, Geothermal generator e c'è il eh, il cuore giusto, altrimenti potresti fare un sistema di cavi infinito, però dovresti tenere cianclodati ogni singola parte di cavi, perché se c'è una parte che non è cianclodata non riceve energia alla fine, quindi buonanotte al secchio. Quindi, boh secondo me questa è l'opzione più comoda, fin tanto che non ci sia un trasferimento di energie senza, senza fili. Altra cosa sarebbe di trasformare tutto questo in eh, high voltage e di eh, fare una serie di... Non direi propriamente o per però quasi nel senso degli stack-vis filter injector, no stack Itemwise um, item -wise filter injector che eh, mettano varie cose dentro questi oggetti. Nel senso se tu devi, che ne so, grindare un fracco di stone o devi cuocere un fracco di cobblestone eh, che te lo faccia. Ciclicamente, no? Nel senso che non è che hai bisogno di andare là. Ah, ha finito uno stack e glielo metto un altro. Non sarebbe troppo complesso. Nel senso, basta che, mette, basta che metta un, un item wise filter injector qua e poi dopo i cavi ce li metto di volta in volta. Crafto le logic unit um, da mettere in ognuno di, di essi. Però boh, stavo pensando a qualche metodo che fosse un pochettino più carino. Se no, è vero, potrei fare così. Potrei semplicemente fare così. Magari facendoli passare dietro i cavi. Però dietro si vedono che perché c'è il vetro ci pensiamo. Comunque per ora io oggi inizierei i lavori per il uh, query in modo da uh, avere poi un sostentamento anche per quanto riguarda le uh, le risorse. Allora è una high voltage, quindi richiederà che noi abbiamo un sacco di energia, ma eh, il crafting non è particolarmente complesso, perché l'electric motor l'abbiamo fatto più volte. Questo richiede ferro e copper, questo richiede ferro e eh, carbone, forse. Questo richiede copper. E dove, dove l'ho messo adesso? Query. Diamond drill l'abbiamo già fatto, è sempre la stessa cosa di diamanti e, e stainless steel ingot che sappiamo benissimo fare il machine casing è sempre lo stesso H high voltage cable è in pratica dei medium voltage circondati di plastica che ne abbiamo in gran quantità adesso e uh, carbon steel block è un blocco di... l'unica cosa più complessa sono composite plate e carbon plate perché uh, vengono ottenuti tramite compressing noi non abbiamo ancora un compressor da quanto mi ricordo perché questo è un extractor ah no è un compressor odd Dio, questo cambia tutto. Noi abbiamo già il compressor. Oh lol. Forse l'extractor che non abbiamo mai fatto allora. A sto punto, ci conviene fare l'extractor. Allora, già che ci siamo, in modo da avere una buona quantità di eh, medium voltage extractor, una buona quantità di gomma. Allora, avremo bisogno di uh, 3 trap 4 tree trap che vengono fatti con stick, pneumatic tube e wooden planks. Allora, innanzitutto io andrei a prendere un paio di stack di plastica per cuocerli. Visto che ne avremo bisogno abbastanza per questo crafting. E visto che ora non abbiamo più problemi. Sto laghicchiando un poco, non so perché né per come, ma... Andiamocene. Forse perché il mondo inizia ad avere parecchie cose e MindTest non è propriamente pensato per avere tutti questi chunk caricati. Lo stiamo un po' overclockando, diciamo. Tra virgolette, sì, 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 sto lagghicchiando leggermente. Boh, c'ho anche Steam aperto, altra roba. Vediamo. Allora, ehm... legno, stick e tubi. Tubi ne abbiamo, dovremmo averne un pochettino sì, pneumatic tube questi cosa sono crossing pneumatic tube che avevo provato a utilizzare ma non servono a un kaiser di nulla abbiamo bisogno di 4 di quelli vero? yeah allora 4 di quelli sono 4 pneumatic tube ehi no ogni tanto servirebbe avere una crafting table qua come in minecraft dove puoi magari salvarci degli oggetti tipo in minecraft moddato tipo nella tinker construct e queste cose così eh, perché altrimenti è proprio un casino Dici, ah no Kaiser dovevo fare quell'altra roba No, 4 mi serve una. Ne ho fatti in più ma vabbè Tanto di legno non ne abbiamo problemi 1, 2, 3, 4, perfetto Uh, poi, bisognerebbe magari pensare anche a un'automazione del, della gomma, ma quella è uff, parecchio complessa. Nel senso che bisognerebbe. No. Meglio di no, meglio non automatizzarla mai. proprio, Allora, coper coil: qua abbiamo bisogno di 2 copper coil. Quindi, abbiamo bisogno di 8 fine copper wire, che vuol dire. 3x4 12 uh, pezzi di copper. Va ah, vabbè, noi facciamo che prenderci questo, che dovrebbe bastarci... per tutto il crafting. Spero che il video non venga troppo laggoso perché... non ho tantissimo tempo per riregistrarlo, come non ho tantissimo tempo in generale in questo ultimo periodo. Come sempre, tanto per cambiare. Ma la vita è fatta di tante altre cose oltre che mindest, quindi. E quindi dobbiamo accontentarci un poco e facciamo i nostri carissimi Copper Coil 1 e 2. Perfetto, adesso abbiamo bisogno di... Che cosa? Non mi ricordo neanche più! Porca pupesse! Coperingo ce l'abbiamo, questi qua invece sono quelli che si fanno con l'Iron e con il Coal Dust. Allora, abbiamo bisogno di un pizzico, ma... Prendiamo, no, ancora di meno. Tipo così, perfetto. E... No, io direi anche meno. Questi sono uno stack, ma magari ne ho già. Eh, in realtà, non ho guardato bene. 5, no, me ne serviranno di sicuro più di 5. Me ne servono almeno 6. Facciamo che farne uno stack. E buonanotte al secchio. Intanto andiamo a nanna. Qua ha fatto la plastica. Qua facciamo altra plastica. Ah no aspetta andiamo, andiamo con F7 Non mi fa dormire Non è ancora notte Perché non ho la skin No, era in piedi sul letto Cavolata Dicono che in realtà dormi veramente Ma non è vero Mi son visto Non stavo dormendo Stavo in piedi su un cavolo di letto Mi hanno fregato Mi hanno Dannatamente fregato Allora eh, Noi stavamo parlando di 6 di questi Che ci servono 6 carbon steel Ce ne serviranno altri? Qua ce ne serviranno altri? No 6 carbon steel Quindi prendiamo 6 di Perfetto E eh, questo va bene Metto quanti ne vuoi Tanto Mentre gli altri bisogna bisogno di Qua 8 eh, Brass Non so se ne abbiamo ancora Comunque si fanno con 2 copper E uno zinco Brast, ne ho ancora uno perfetto, ci va a genio proprio Qua sta ancora affando Qua è a posto, l'altro sta ancora affando Quindi noi andiamo a fare il nostro motorino elettrico Come si chiama già il nostro electric motor? Motorino elettrico eh? Eh, Un low voltage cable ci serve che avremo di sicuro Sì, infatti e eh, adesso possiamo cuocere Un po', magari ne abbiamo, eh, in realtà Controlliamo, prima di non averne No, tre No, tre sono degli altri, vabbè, gg e, Cuociamone un po', tanto per essere sicuri Tanto non abbiamo problemi di cuocere. Ah, ma questo ne dà due, lol Ok, vabbè, mi sono riempito di stacca di carbon... Eh, no, carbon coke, come si chiama? Carbon coal dust Vabbè, GG eh, Qua ne abbiamo abbastanza Poi gli altri li recupererò dopo Qua ho recuperato tutto, sì Copiano una, perfetto Low voltage Papà, eccolo Adesso, high voltage Abbiamo bisogno di 4 stainless steel 2 pneumatic tube Non abbiamo problemi per quello Ma dobbiamo craftarli Un medium voltage cable Che andiamo subito a prendere qua Oh, ne è rimasto solo uno più E il... Ehm trasformatore di potenza facciamo che fare così anzi facciamo che fare tube e fare e craft, craftare, craftare tutti quelli che possiamo ecco dai vai Gimme all your tubes no vabbè gli altri cosi di plastica li teniamo se dovessimo averne bisogno peraltro Uh, Papapero però noi stiamo cercando il extractor. Uh, medium voltage, quello ce l'abbiamo, quelli lì ce l'abbiamo. Abbiamo bisogno di stainless steel che si fa con tre carbon steel e un chromium ingot. Questi sono i cast iron un chromium e chromium ne abbiamo quanto in numero di quanti. Allora, facciamo che, visto che ne abbiamo di sto uh, carbone e di sto ferro, facciamocene un po'. Uh, e poi prendiamo il chromium. Quanto ne abbiamo di chromium? Un po'. Poco, ma un po'. Dovremmo andare poi magari a farmare del chromium, ma non, ora non ce n'è grandissimo bisogno, diciamo. Qua avevamo fatto qualcosa. Ah, si sì, stava ancora grindando quello. Il motorino intanto. Pensiamo a fare il motorino. Cioè, no, il motorino, il uh, convertitore qua. Il uh, medium voltage transformer. Fibre dovremmo averne due. Carbon steel li stiamo facendo. Uh, copper coil. Ok, do... no. Ferro ne ho. Ok. No, però bisogna... No, ba... sì, solo quello serve. Perfetto, quindi facciamoci un po' di eh, 12 e questi facciamo 2 3 4 perfetto e ecco qua e ecco qua questi ce l'abbiamo prendiamo le due fibre Voilà. Qua questi hanno eh? finito perfetto, quindi mettiamo questi e mettiamo i Chromium ingot 9, ne facciamo? No, noi ne serviva. Ne serviva solo uno? Ne serviva in numero di quanti? 4 ce ne servivano, però ce ne basta uno per averne 4 Quindi facciamo così, meglio non esagerare perché di Chromium ne abbiamo davvero in numero di poco e quindi... Jeep, Jeep. Uh, ora che sei rimasta sola. Uh, scusa ma non me ne importa, un Kaiser. Ecco, diciamo così. Uh, copia dovremmo avere tutto perfetto. Copia dovremmo avere tutto per, per Fiat. Uh, ora credo che ci servirà l'ultimo uh, vattene la pesca. Per la scasseroli che si chiama in realtà medium voltage cable. Lo mettiamo qua e qua medium voltage extractor. Io so che mi confonderò sempre. Però eh, potrei switcharlo con qualcos'altro in effetti potrei metterlo tipo qua si sì, direi di sì. Così non ci confondiamo. Sono tutti precisi, perfetti ragazzetti. Sì, dai, vediamo. Medium Voltage Extractor perfetto. Blocchi di costruzione qua. Allora, io direi che abbiamo sudato abbastanza per questo episodio. Ora abbiamo tutto quello che ci servirà per un impianto massivo di massiva potenza che andremo a costruire nei prossimi episodi. Se avrò voglia, altrimenti faremo qualcos'altro. Come sempre, vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto. E perché no, e uh, vi invito a iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Mi trovate anche su Facebook Il link è in descrizione. E ci ciao!